Rieccoci con voi qui a Radio Alfa. Quest'oggi ospitiamo i Sud Sound System, che tornano sulle scene musicali con un nuovo disco che si intitola Statorno. Ma intanto saluto Nando dei Sud. Ciao, ben trovato. Eccomi, grazie a voi, buona radio. E allora raccontaci di questo disco, che è il vostro nono album e segna un po' un nuovo inizio. Sì, già il titolo, insomma, è un programma. Statorno vuole proprio significare questo ritorno dopo 4 anni. Certo, non siamo stati con le mani in mano, abbiamo fatto diverse collaborazioni, feat, sì, produzioni, però insomma il nostro album abbiamo voluto dargli un po' di tempo, un po' di respiro, e a noi questo tempo è servito per guardarci intorno. Bisognava dare una risposta concreta a quello che il mondo stava chiedendo a noi, e non solo a noi, soprattutto alle nuove generazioni. È un periodo in cui le crisi economiche, le crisi politiche vaneggiano alla grande, insomma, vanno dicendo che i giovani non hanno futuro, e già questa ci sembra una bugia bella e buona. Sicuramente, diciamo, da parte del mondo economico hanno instaurato un sistema che permette a loro di assicurarsi dei guadagni maggiori rispetto a prima, ma che non ci sia futuro per i giovani, insomma, non è vero. Infatti, in parte siamo stati affrancati di questa incisione. Abbiamo visto tante esperienze, tanti giovani e tanti modelli che si vanno sviluppando al sud, ma non solo al sud, un po' ovunque. Ma volevamo parlare proprio di questo sud bistrattato. Statorno è dedicato anche a questo sud che tanto sta subendo, dalle cronache di Taranto, dove l'Ilva, insomma, ha impoverito e sta ricattando la città, alla terra dei fuochi. Ci sono delle risposte concrete che stanno partendo proprio da queste zone più difficili. Ecco perché Statorno. Sì. Statorno vuole proprio essere, diciamo, l'album che è la colonna sonora di questi giovani che si stanno riappropriando del loro futuro. E quindi questo disco, Nando, racconta un po' tante storie. E Fumo nell'anima è proprio quella in cui parlate dell'Ilva di Taranto, ma c'è anche poi Statorno, come dicevi, che è anche un brano contenuto all'interno del disco omonimo e parla... Sì. Di una band poi che porta la sua musica e racconta quindi la sua storia. Sì, noi siamo pronipoti, diciamo, di tarantati, e abbiamo, sì, nel sangue quell'attitudine che vuole schernire ogni male con la musica. La musica produce catarsi, soprattutto quando la danza ci fa sudare, ancor di più quando la danza è collettiva come nei concerti. È quello che andiamo cercando e che vogliamo instaurare ogni volta che facciamo concerti. La gente ha bisogno di questa catarsi. Il fumo nell'anima ci fa capire che il fumo non è soltanto quello che c'è nell'atmosfera, ma il fatto che ci vogliono togliere la conoscenza, il fatto che, vedi, negli ultimi 20 anni la scuola è stata ridotta proprio a uno schifo. Nonostante tutto, i giovani vogliono ancora studiare, vogliono riappropriarsi di quella conoscenza negata. In una zona dove i politici stupidi hanno inteso soltanto una parte della letteratura, quel principe di Machiavelli dove l'equazione divide e timpera è la miglior cosa che sanno fare. I giovani invece vogliono riappropriarsi di quell'unità e di quella pace interiore che viene proprio dalla consapevolezza di se stessi e di ciò che fai, di ciò che sei. E il reggae è il vostro genere, però questo è un disco un po' contaminato anche con altri generi, appunto l'hip hop, il dubstep, funk e rhythm and blues, quindi avete un po' mescolato anche le musiche in questo lavoro. Ma guarda, sono forse un po' le musiche che ci sono appartenute fino a quando eravamo bambini. Chiaramente oggi, con la maturità che ci troviamo, abbiamo meno problemi a poterla tradurre, sì, in quelle che veramente è. Magari prima c'erano delle canzoni che interessavano il reggae, oggi invece ci piace più. Come dicevi tu, parti, se sei funky deve essere funky, se sei blues deve essere blues. Poi, senza snaturare chiaramente la nostra musica e il nostro impianto musicale, che è appunto sempre quello del reggae, ma ci piace, sì, aprirci, fare esperienze nuove. Già era successo anche un paio di anni fa con Orizzonti, dove addirittura, diciamo, Rivastaccio aveva proposto un brano che suonava metà ska e metà dance, proprio dance con una cassa dance, laddove, diciamo, c'è un messaggio da portare. Non bisogna crearsi problemi di sorta, bisogna allargare quanto più la propria visione, anche perché noi il proprio bacino, chiamiamolo di senso, dove comunque stiamo parlando sempre di persone che vogliono un segnale e un messaggio. E sono anche tanti e diversi musicisti che hanno partecipato a questo vostro lavoro. Partiamo dalla nostra band, dove comunque il Papa Leo alla chitarra, sì, Leo Cannazza al basso, e il maestro Garofalo, grande arrangiatore ormai da una vita in tutti i nostri album. Insomma, loro hanno recitato la parte da Leone perché ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo
Castaldo sin da primi giorni. Insieme a loro poi abbiamo raccolto il meglio che c'è nel Salento, i migliori fiati, insomma, il Salento è una terra grandissimi sassofonisti e trombettisti, a iniziare da Cesare Dell'Anna, al giovanissimo Gabriele Blandini, che è uno, è l'unico allievo di Cesare Dell'Anna, poi sassofonisti come Gianluca Ria, Luca Manno, che ha suonato nel brano Otto Parole, poi c'è stata anche la collaborazione con Diego Rizzo, insomma, grandi collaborazioni, certo, dal punto di vista musicale. E poi ci sono stati anche dei featuring importanti come quello con Capleton nel brano Day by Day, poi anche di Alozade, di Left Side, che hanno, ci hanno accompagnato in tre brani coinvolgenti e belli. E sono poi ovviamente anche tantissime le date che vi aspettano questa estate sul territorio italiano. Tutte le date si possono trovare, immagino, sui vostri canali internet. Sì, sì, su Facebook c'è una sezione tour dove è agganciato Dance in Town. Dance in Town, per chi non lo sapesse, è un'app, tutte le nostre date, ma non solo, troverete le date dei tantissimi gruppi, basta scaricarla sia su Android che su iPhone e, insomma, cliccando il vostro gruppo preferito, in questo caso su Sound System Official, troverete tutto il nostro tour e verrete aggiornati ogni volta che c'è una data, e verrete proprio avvisati, un suonino vi dice oggi suona su Sound System. Poi c'è anche Twitter, che usiamo tantissimo, avvisiamo gli utenti dei social che siamo noi direttamente, diciamo, a curare le relazioni. Bene. Anche che ci diverte a volte. Immagino. Nando, io ti ringrazio e ringrazio anche il resto dei Sud Sound System per essere stati con noi oggi qui a Radio Alfa, e voglio salutarti proprio con il brano che dà il titolo al nuovo album, quindi Sta Torno. Chiaro, massiccio e piccino Radio Alfa, Sta Torno su Sound System. Siamo noi. Me ne sta torno a casa, me ne sta torno.